Questa è la mia città. Una città che cambia e continua a cambiare ad alte velocità. Questa è Milano. Qui sono nati i giornali più importanti, le televisioni più influenti, la TV privata. A Milano è nata la TV commerciale. E sempre qui sono state girate le più famose pubblicità degli ultimi 50 anni. Milano è il centro dell'informazione, dell'intrattenimento e della cultura televisiva italiana. E lo sarà ancora di più in questo 2015. Ma a questa città manca qualcosa. Manca un organo di informazione che parli di Milano, che racconti la città, che sia utile ai cittadini di quest'area metropolitana. Non esiste un vero e proprio giornale locale. Non c'è una televisione che faccia informazione utile e puntuale sulla città. Molti, ma molto confusi, sono invece i portali sulla rete che cercano di dare informazioni su Milano, con post fatti agli utenti, poco corretti, poco curati, poco interessanti. Il paradosso di internet oggi è che in ogni istante possiamo sapere, ad esempio, le condizioni del traffico sul Golden Gate di San Francisco, oppure quali voli sono atterrati all'aeroporto di Kuala Lumpur. Ma difficilmente ci dirà cosa sta succedendo a Quarto Giaro, oppure come cambierà la viabilità su Viale Forlanini. L'idea che ho e che voglio condividere con quelli di voi che vorranno far parte di questo progetto è quella di costruire un organo di informazione utile, veloce e diretto, qualcosa che al momento manca. Una televisione sul web che mi dia in ogni momento del giorno le notizie di cui ho bisogno, sempre in diretta, veloce e che non mi faccia mai perdere tempo, come nella migliore tradizione milanese. Il progetto si divide in tre fasi, in cui ognuno di noi potrà fare la sua parte. Fase 1. Creare un gruppo di fondatori. Alcuni ci sono già, ma servono tecnici, giornalisti, autori, conoscitori della nostra città. Serve gente come te che abbia a cuore questa città, che abbia a cuore questa Milano, che abbia a cuore l'informazione dei cittadini. Fase 2. Costituire un'associazione culturale. Con il gruppo di fondatori, con parte di esso, o con gente che semplicemente voglia far parte di qualcosa di nuovo e utile per la città di Milano, andremo a costituire un'associazione culturale per dare forma e concretezza a questo nostro ambizioso progetto. Fase 3. Crowdfunding. Il progetto può svilupparsi passo passo, senza il bisogno di grandi investimenti iniziali, ma sicuramente tramite il crowdfunding cercheremo dei finanziatori che ci aiutino, soprattutto nella parte di startup. Come avete visto, ognuno di noi può decidere in che fase entrare in scena e come rendere possibile questo grandissimo sogno. Molti progetti sulla rete si sono strutturati, hanno trovato fondi. Questa invece è forse la prima volta in cui chi ha un'idea, cioè io, cerca sulla rete compagni di viaggio per questa grande avventura.